Lo Zoo di 105 presenta. Heidi. Ah, io non so fare niente, lui invece sa fare tutto, tutto. Il tornido è sui monti. Heidi. Non mi piace. Ma basta. Non mi piace affatto. Ma fa parte della sigla. Giù in città. Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il cazzo dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene di... Heidi, Heidi, tenera, piccola, con un cuore così. Che forza! Oh, che troione spaziale! Mi piace, mi piace, eh? No, no. Guarda questa che culo! Ah no, sono le tette! Oh la madonna, mi piace, sì! Ma... Mau, mau, vecchio orso! Ma che fai? Ti masturbi col cellulare? Ti masturbi col cellulare, vai da tua madre, eh? Cos'è? Quella che ha inventato la vibrazione con lo spruzzo! Mi sono iscritto a Tinder, testa di cane! Wow! Tinder? E che cos'è? Cos'è la vagina tuo padre, Quello che aveva il cazzo avvolto nella carta da regalo. Tinder è un'applicazione per ficcare, sacco di punci, tipo Facebook, ma per scopare. Ah, bau, 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 perché sono cane. Non sapevo che esistesse. Non sapevo che esistesse la vagina tua nonna, Quella che ha trovato il punto G sul letto di morte. Tremenda. Ciao, nonnino mio arrabbiatissimo. Arrabbiatissimo lo vuoi dire tuo padre, Quello che ha scoperto sua moglie a letto col cane del vicino. E lei era morto da 3 anni. Dai, levati dalle palle, troia delle nevi. Ho un appuntamento galante grazie a Tinder. Oh, che bello! Lo posso fare anch'io, Tinder? Lo posso fare anch'io. Ma nemmeno se ti metti a cagare tutte le viti mancanti dell'IKEA e ci costruisci una copia della Torre Eiffel col naso di Pippo Franco in cima. Tu sei già puttana quando rimani in casa. Figurati se ti metti a battere su internet. E allora io mi piscio addosso, ecco qua. Ma no. Ma che minaccia. Ti piscio addosso lo voglia tuo zio, Quello che aveva il cazzo a forma di telefono della doccia. A dopo, il telefono della doccia, poi. Questo vecchio va a scopare. Ciao. Dove va? Un effetto surround. Wow, wow, puttana! Basta, basta, dai, basta! Ho le orecchie sensibili, sono cane! Che cazzo fa la scimmia? Bau! Poi mi stai distraendo, sto annusando una traccia olfattiva. Sai che i cani hanno a disposizione un olfatto 300 volte superiore a quello degli uomini, no? Infatti credo di aver annusato a svariati chilometri che deve essere morto un intero circo dentro e sono morti in preda alle coliche intestinali, infatti devono essersi cacati tutti addosso mentre morivano e in questo momento i vermi e gli animali saprofagi stanno cibando dei loro corpi putrefatti, ma molto distante deve essere perché il puzzo è forte, ma anzi si ciao, sta ciao Heidi. Minchia. È solo il bambino che uccide i fermenti lattici con l'ascella, va? Ciao Peter. Ma Heidi, perché sgoccioli dagli occhi e dalla patata? Hai fatto un 69 con una cipolla. Ma no. Uffa Peter, ma che orso si è iscritto a Tinder per scopare in giro? Ma non mi fai scrivere anche a me? Ma che fortuna che c'hai, Heidi! Dove ce l'ha? Guarda caso, proprio il server di Tinder qui nelle Mutander! Davvero? Thunder! Certo, forza, dai! Accedi a Tinder, dai, col dito, dai! Subito, Peter! Sì, brava, così! Vedi, ecco, questi sono... Adesso schiaccia... Ehi! Alla larga da quel cazzo, nipotana! Ma che orso, non avevi un appuntamento? No, ho dovuto installare Spotify sul cellulare della nonna di Peter. Spotify? Ma mia nonna non può ascoltare la musica. È completamente sorda. Ah, ecco me quando la chiamo troia infame non si gira mai. No. Ah, è che orso. Ah, va, fa ancora, va.
Radio. Ma è il modo di fare.